Ultimo pezzetto, magari cambiamo lato questa volta. Andiamo con il lato sul lato destro. Ci mettiamo prima distesi, tranquilli. Sentiamo come stiamo su questo lato rispetto all'altro. Andiamo a vedere di nuovo come tiriamo sulla testa da questo lato. Poi mettiamo la nostra copertina sotto la testa così stiamo più comodi. Andiamo di nuovo a portare il ginocchio sinistro, in questo caso di fronte al destro. E iniziamo a mandare il ginocchio sinistro verso la testa e il ginocchio destro verso i piedi. Come se volessimo allontanarli uno verso i piedi e il sinistro verso la testa e li allontaniamo. E poi li avviciniamo. Li allontaniamo e li avviciniamo. Come se facessimo una forbice, no? E sentiamo cosa fa questo al lato sotto. Allontaniamo uno dall'altro e li avviciniamo uno all'altro. Quindi li allontaniamo, sentiamo cosa facciamo per poter fare questo movimento con tutte le parti del nostro corpo, compresi i glutei. Poi proviamo a mettere insieme questi movimenti nel fare come dei cerchi con le ginocchia. Però i piedi dobbiamo lasciarli nello stesso posto, cioè i piedi non fanno niente, non scivolano più su, più giù. I cerchi vengono fatti dal bacino e dalle ginocchia, ma i piedi non si muovono, le ginocchia sono in appoggio sul pavimento. Proviamo a farli in senso orario, antiorario. Qualcuno li farà un ginocchio in senso orario, l'altro in senso antiorario. Qualcuno può provare a farli tutti e due nello stesso senso. Vedete cosa può fare il bacino per aiutarvi. Se non riuscite, ritornate a fare il movimento di un ginocchio che si allontana dall'altro e un ginocchio che si avvicina, un ginocchio che va verso la testa, verso i piedi, ritornate a fare questi movimenti e vedete cosa fanno questi cerchi. Ok? E riprovate a fare i cerchi. Poi togliete la coperta, andate sulla schiena. Sentite ora come il lato sinistro. Wow! Provate il destro, sembra che abbia funzionato bene. Portate le braccia indietro. Sentite che meraviglia, hanno lavorato tutte e due le parti del corpo. Poi ritornate sul fianco, sempre nel destro, e provate a tirare sulla testa e vedete se anche in questo caso il bacino e il torace collaborano di più per sollevare la testa. E naturalmente su tutte queste cose sempre potete fare anche l'altro lato, che semplicemente portando la gamba sinistra, destra in questo caso di fronte e provare a fare i cerchi su questo lato, passando per tutti. E poi c'è anche una variabile interessante che è portare l'altra gamba davanti, quindi in questo caso portare la sinistra davanti e riprovare a fare i cerchi lo stesso. E potete sbizzarrirvi e sentire se comunque vi facilita. E anche dall'altro lato cambiate la gamba e così.